Oggi viene nato nella città di Davide un Salvatore, che è il Cristo Signore. Sorelle carissime e anche carissimi amici e amiche, tutte le persone che possono sentire questo messaggio. È bello poterci incontrare in questo che è diventato un appuntamento atteso e desiderato alla vigilia di Natale, la festa dell'incarnazione del Signore. Il Natale che ci prepariamo a vivere è un Natale diverso. Diverso da tutti gli altri, per la situazione sanitaria che tutto il mondo sta vivendo. Per tutti i dolori, i timori, che le preoccupazioni che sono entrati in forma diversa in ogni comunità, in ogni famiglia, in ogni paese. Molte anche tra noi siamo state colpite negli affetti familiari, nelle amicizie. Alcune hanno fatto l'esperienza della malattia, anche grave. Varie nostre sorelle sono andate in paradiso, come anche vari familiari, persone conosciute. È dunque un Natale diverso, quello che stiamo vivendo. È un Natale particolare, ma che non deve essere più triste. Magari ci saranno in qualche parte del mondo meno luci, meno alberi di Natale, magari anche meno presepi, meno manifestazioni festose. Ma questo il Signore lo permette per invitarci a vivere con più autenticità, per maturare, approfondire la nostra attesa di Lui. Abbiamo vissuto l'Avvento, l'attesa della venuta di Gesù. E se Lui viene, non possiamo stare fermi. Dobbiamo andargli incontro con amore, con gioia, perché Lui è la luce che illumina il mondo. Lui viene a salvarci. Natale è andare incontro a Gesù. Gesù viene incontro a noi e noi andiamo incontro a Lui, mettendo nelle sue mani la nostra vita, offrendo la nostra vita in dono. Natale è andare incontro alle sorelle e ai fratelli, perché anche a ciascuno e a ciascuna arrivi l'annuncio. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Gesù. Un oggi che non è solo cronologico, ma l'oggi della presenza di Dio nella nostra vita, nella storia dell'umanità. L'oggi che dà concretezza alla speranza. Ci auguriamo che questo Natale 2020 sia un Natale di speranza.
La speranza che nasce dall'incontro con Gesù. Dal servizio a chi è più povero. Solo chi vive nella periferia, di cui parla continuamente Papa Francesco, e che non ha più la forza di lottare per costruire un domani migliore. Gesù ha voluto identificarsi con il povero. In questi giorni, nella predica dell'Avvento in Vaticano, al Papa e alla Curia Romana, il cardinale canta la messa, ha parlato del sacramento della povertà, espressione molto forte, dicendo che Gesù ha voluto identificarsi con il povero, perché lui stesso ha scelto di farsi povero per essere più vicino ai poveri. Non possiamo andare all'incontro con Gesù senza, allo stesso tempo, desiderare andare all'incontro con i più poveri, in cui Gesù è presente. A Betlemme gli angeli apparsi ai pastori cantarono: non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. È un canto che possiamo accogliere nella nostra vita, segnata dalla situazione in cui siamo immersi, ma sempre sotto lo sguardo del Padre che ci ama. Un canto che dobbiamo far risuonare nella vita di chi ci incontra, dei giovani prima di tutto. È un annuncio per noi, per ciascuna di noi, per ciascuno di noi, per ogni uomo e donna, perché contiene l'incoraggiamento: non temere. Sappiamo quanti timori, quante paure sono presenti oggi. Non temere, questa è una delle esortazioni che si ritrovano più di frequente nella Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, in tutta la Bibbia. Dicono che gli esegeti che hanno studiato che questa parola si incontra 66 volte. Non temete. È la parola che viene ripetuta anche a noi oggi. Non temete. Io sono con voi. Non vi abbandono. Sottrarre il bene anche dalla marea di dolore che sembra volervi sommergere. Non temete. Il male e la morte non avranno l'ultima parola. Non temete. Guardate quante risorse di bene e di generosità stanno emergendo. Anche là dove sembrava impossibile trovarne. Non temete. È la premessa necessaria per poter sperare.
per incominciare a sperare. Se ci siamo lasciate prendere dalla delusione e dalla paura, per lasciarci animare da una speranza attiva, capace di intervenire nel luogo del dolore, dell'incapacità di sognare il futuro, della povertà, dell'abbandono. Il non temere, il saper sperare è anche la condizione per poter gioire. Se il nostro cuore è chiuso e ripiegato su se stesso, in atteggiamenti di autodifesa, di protezione, se vede tutto grigio e irreversibilmente negativo, non è accessibile a nessun annuncio di gioia. Se i giovani non trovano sulla loro strada educatori e educatrici che sappiano additare orizzonti pieni di luce, anche se ardui da raggiungere, non sapranno ascoltare il canto degli angeli e andare a Betlemme per vedere il bambino. Il Papa, rivolgendosi alle delegazioni che hanno offerto il presepe e l'abete di Piazza San Pietro l'11 dicembre scorso, ha detto: anche in questa Natale, in mezzo alle sofferenze della pandemia, Gesù, piccolo e inerme, è il segno che Dio dona al mondo. Segno mirabile. È il vero raggio di luce che alimenta la nostra speranza, la nostra capacità di sognare un futuro nuovo, nuovo per la potenza dello Spirito Santo. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. Vi annuncio una grande gioia. La gioia di sapere che Dio continua ad amarci e non ci abbandona mai. La gioia di poterci amare reciprocamente. La gioia di una salvezza del tutto gratuita ed infinita. La gioia di poter essere segni della sua presenza per coloro che hanno bisogno di incontrarlo nel volto di chi sa amare gratuitamente, di chi offre prospettive belle di pienezza anche in mezzo alla fatica di un quotidiano difficile. Il canto degli angeli: è nato per voi un bambino. Ogni nascita porta gioia nella famiglia che l'ha voluta e attesa. È la vittoria della vita, è il trionfo del sogno e della speranza. Ci ha ricordato Papa Francesco nella lettera sul presepe, segno mirabile dell'anno scorso. La nascita di un bambino sussulta gioia e stupore, perché pone dinanzi al grande mistero della vita. Vedendo brillare gli occhi dei giovani sposi davanti ai loro figli, al loro figlio appena nato, comprendiamo i sentimenti di Maria e Giuseppe, che guardando il bambino Gesù percepivano la presenza di Dio nella loro vita. La vita, infatti, si manifestò. Così l'Apostolo Giovanni riassume il mistero dell'incarnazione. Il presepe ci fa vedere, ci fa toccare questo evento unico e straordinario che ha cambiato il corso della storia e che la cambia anche oggi.
Il bambino di Betlemme porta la vittoria definitiva della vita. Ed è per questo che possiamo vivere in profondità il Natale. Attorno ad una culla si fanno sogni e progetti. Si augura al nuovo nato tutto il bene possibile. Attorno alla culla di Gesù siamo noi a ricevere la promessa del bene, della sua presenza, del suo amore. Siamo noi a ricevere i suoi doni. Ma dobbiamo saper ascoltare quello che ci dice, lasciarci guidare dalla sua parola di speranza, anche se siamo tra le lacrime. Lui viene nella nostra vita e la cambia. È l'annuncio che Egli ci manda a portare attorno a noi e soprattutto ai giovani e alle giovani. E ascoltiamo anche i giovani e le giovani che ci annunciano la presenza di Gesù. È nato per noi un bambino. Nasce e rinasce per noi e per tutti la speranza. Possiamo riscoprire cosa è la speranza nella nostra vita. Per quanto l'orizzonte possa essere scuro, dobbiamo sempre coltivare la certezza che dietro le nubi c'è sempre il sole, che tornerà a splendere nel nostro cielo, nel cielo di questa umanità. E il bambino di Betlemme è il sole che non tramonta mai. Il sole che vince ogni turbamento, che vince ogni miseria, ogni male e povertà, ogni inimicizia e solitudine. E questo è il messaggio che ci ha affidato perché il Natale 2020 sia impregnato di speranza e di attesa di quello che Dio opera. Ecco, io faccio nuove tutte le cose. E Lui ci invita a collaborare con Lui per aiutarlo a fare nuove tutte le cose. E il messaggio a cui nel corso di quest'anno avete già dato corpo e forza, con le tante iniziative di solidarietà per venire incontro ai bisognosi di giovani e famiglie, di poveri per mancanza di lavoro, di poveri per mancanza di speranza, per mancanza di educazione, con la ricerca di vie nuove per raggiungere il mondo dei giovani, delle scuole e del tempo libero, e per la rivalorizzazione di strumenti pastorali che permettono comunque di esserci. Vi ringrazio anche a nome della Madonna e dei nostri santi per tutta la creatività che avete dispiegato a servizio del carisma e del bene di tutti. La Vergine di Nazareth e di Betlemme ci aiuti ad essere donne di speranza, a donarla a chi ci vive accanto, soprattutto ai giovani e alle giovani. Ad essere donne di speranza perché Gesù viene ogni giorno per donarsi a noi, per offrirsi al nostro amore, alla nostra adorazione. Perché se Lui è con noi, se attraverso noi vuole raggiungere tutti e tutte, non possiamo essere tristi e scoraggiate. Il nostro cuore è pieno della sua presenza
e la sua presenza è gioia. Vi affido i miei auguri per le vostre famiglie, per i collaboratori e collaboratrici laici, per i giovani e le giovani. Anche per loro risuoni l'annunzio di speranza: è nato per voi il Salvatore. Il canto degli angeli risuoni per il Rector Maggiore, Don Ángel Fernández Artime, per i confratelli salesiani, per tutti i sacerdoti che ci donano il loro ministero, per i vescovi delle vostre diocesi, per tutte le persone con cui siete in contatto. Sentano che possano sempre contare sulla nostra preghiera e la nostra fraterna collaborazione. L'annuncio del Salvatore raggiunga quanti non hanno ancora accolto Cristo nella loro vita e non lo conoscono, e li colmi di gioia e di speranza. Vi ringrazio anche attraverso questo messaggio per tutti gli auguri che mi sono pervenuti o che mi stanno pervenendo da tutte le parti del mondo, da tutte le ispettorie, da tutte le comunità, dai gruppi di giovani, dalle comunità educanti. Il mio grazie si fa preghiera, richiesta al Signore di benedirvi, di farvi sentire, particolarmente in questo Natale, ma anche ogni giorno della vostra vita, il suo amore infinito, che metta nei vostri cuori la sua gioia profonda. Vi auguro un buon Natale e un santo anno 2021. Grazie.